Presidente, come si è concluso, come è andato questo ultimo anno, questo 2018? Direi bene, sotto tutti i punti di vista, sia da un punto di vista della partecipazione dei soci a tutte le campagne di screening che Noi per Noi ha messo in piedi, e anche per quanto riguarda l'assistenza alle famiglie, sono stati erogati 500 buoni alle famiglie, socie di Noi per Noi. Il conto economico è risultato positivo per 4.700 euro circa. Le persone possono essere soci di Noi per Noi, basta che si rechino in una delle tante filiali di Banca Prealpi, si facciano correntiste di Banca Prealpi ed esprimere la loro volontà di essere soci della Noi per Noi, e con questo possono partecipare a tutte le campagne e a tutti i benefici che Noi per Noi mette in atto ogni anno. Cosa rappresenta un'associazione come Noi per Noi per una banca di credito cooperativo come la vostra? Rappresenta in effetti la mutualità di quello che noi siamo. Siamo una banca mutualistica, siamo una banca di comunità, e come tali la scelta ancora nel 2007 di dare vita a questa società di mutuo soccorso, adesso ora associazione, è stata proprio per esplicitare ancora di più questa natura e questa vena di territorialità che ha la banca di credito cooperativo. La Noi per Noi è effettivamente il braccio di quello che Banca Prealpi vuole fare nel territorio. Aiutarlo sì, certamente sotto il profilo economico attraverso l'attività bancaria, ma anche e soprattutto anche essere una vera risorsa per quella ancora necessaria necessità, appunto, di essere mutualità, di fare comunque un servizio, ecco, un servizio vero al territorio. Quest'anno è scaduto, diciamo, il consiglio di amministrazione che ha avuto mandato 3 anni fa, c'è il rinnovo del consiglio. Gran parte, quasi tutti i componenti del consiglio di amministrazione si ripresentano, ci sarà una nuova entry, speriamo, e quindi nel collegio sindacale c'è stata purtroppo l'uscita per ragioni di età del professor Alberto Netto, con molto rammarico, ma la sua decisione è stata perentoria, non abbiamo potuto trattenerlo, gli facciamo tanti auguri e lo ringraziamo per tutto quello che lui ci ha dato. Al suo posto entrerà il dottor Deitos Michele, e auguro al dottor Deitos Michele, presidente del collegio sindacale, nonché al nuovo sindaco effettivo, il dottor Alberto Salini, un buon lavoro. Ci proponiamo nel 2019 di confermare quelle che sono tutte le iniziative fatte nel 2018. Proporremo dei convegni ad hoc per quello che riguarda anche l'assistenza alla prevenzione dalle malattie, ne faremo di più perché crediamo che l'informazione sia fondamentale per una buona prevenzione nel campo della sanità.